Benvenuti amici nel canale dell'Indagatore. In questo video andremo ad indagare in due domande spesso ricorrenti per chi studia questa materia, ovvero: ma davvero i tedeschi adoravano così tanto il loro Führer Adolf Hitler per sostenerlo nei suoi progetti politici estremi? E davvero i cittadini comuni della Germania, intendo operai, panettieri, meccanici, insegnanti, dentisti, non sapevano niente dei crimini nazisti e dei lager di sterminio dove morivano milioni di uomini, donne e bambini? Oggi andremo a dare una risposta a queste domande. Andiamo! Nessuna magia e nessun trionfo della volontà, ma semplicemente tecniche di manipolazione ben applicate e che hanno funzionato. E macabra ironia della sorte e del destino che i primi ad essere manipolati e raggirati furono costoro, i nazisti, le SS, i criminali. E voglio precisare che chi arriverà alla fine del video avrà quelle risposte sensate di chi non rischia la cattedra, lo stipendio, perché senza peli sulla lingua può anche parlare di quelle verità scomode. Tutt'al più il video potrà essere non monetizzato, ma se voi lo state ascoltando, significa che non è stato cancellato e questo va bene. Ma adesso andiamo all'inizio della carriera elettorale di Adolf Hitler e le cose non erano poi tanto così scontate, nel senso che la popolazione proprio non lo amava. Elezioni del 1930, le squadre di assalto, le SA, le Sturmabteilung, sfilano per le vie della Germania con le loro bandiere, con la croce uncinata, con i loro inni e canti per ottenere il sostegno alle elezioni della popolazione. Ma dalla finestra ogni tanto volavano sassi, fiori, con appresso i vasi e qualche volta anche un vaso da notte pieno e caldo. E alla romana ci siamo capiti. E nelle vie quelle più comuniste, possiamo dire, dove roccaforte dei comunisti, tiravano pietre ad altezza uomo mirando alla testa. E questo le SA lo sapevano, e nelle zone, definiamole comuniste, le SA ci passavano comunque, velocemente con i camion, cantando a dispetto i loro inni, come l'Horst West Lied, Die Fahne hoch, noi alziamo la bandiera. Tuttavia, nelle elezioni del 1930, del 14 ottobre, i nazisti ottengono 107 seggi al Parlamento, alla Reichstag, su 500. 6 milioni e mezzo di cittadini tedeschi votarono per Adolf Hitler. Nessuno possiamo dire che si aspettava un risultato del genere, destinato a crescere, perché già nelle elezioni del 1932 il Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler ottiene 13 milioni e mezzo di voti, divenendo il primo partito, la prima forza politica nella Germania della Repubblica Democratica di Weimar. Così possiamo affermare che le elezioni del 6 novembre del 32, che portarono i nazisti ad essere la prima forza politica nella Germania, furono anche le ultime elezioni libere e democratiche. Le successive elezioni democratiche certamente non furono quelle del 5 marzo del 33. E le successive elezioni libere furono quelle del 1990, quando le due Germanie si unificarono. Nel 1930 la Germania era una repubblica democratica, la Repubblica di Weimar, e la popolazione, tutti gli strati della popolazione, dai più umili ai più intellettuali, vedevano come
alieno questa organizzazione democratica, come aliena alla cultura e alla tradizione tedesca. Uno Stato debole, umiliante, accondiscendente verso le potenze vincitrici che avevano messo in una posizione in ginocchio la Germania, e quindi qui rientra anche quello che era stato poi il discorso della pugnalata alle spalle, perché la Germania perse la Prima Guerra Mondiale, stando a quello che sentiva la popolazione, da un tradimento interno degli ebrei e dei comunisti, visti da molti, i comunisti, come un'ala, una quinta colonna, un'ala politica al soldo dell'Unione Sovietica, dei bolscevichi, che loro stessi erano sotto il dominio degli ebrei. E così già negli anni 20 il movimento nazista di Hitler, che era meno che marginale, sfruttò questa situazione, questo malcontento, per crescere, per fare proseliti. E poi giustamente i finanziamenti, perché senza soldi non si fa niente. In questo momento senza soldi le marce delle SA non possono essere realizzate, ma arrivarono i finanziamenti dalle banche svizzere, dagli industriali tedeschi e poi in un crescendo senza fila illimitato di Wall Street. Ma di questo ne ho parlato in questo video. E così già dagli anni 20 i manifesti nazisti chiamavano le persone a partecipare ai discorsi di Adolf Hitler, dove il tema era sempre lo stesso: perché siamo contro gli ebrei, la pugnalata alle spalle, l'iniquo trattato di Versailles che costrinse realmente in ginocchio la Germania, e il desiderio, quindi, la forza di una rinascita della Germania. E nelle strade le SA gridavano: Germania, svegliati. Ma la crisi tedesca che ci fu dopo la Prima Guerra Mondiale aveva ridotto la popolazione in povertà, e quindi queste idee facevano leva fra la popolazione e trovavano consenso. Poi ci fu il putsch fallito della birreria, dove ne ho parlato sempre in questo video. Comunque possiamo dire che almeno fino al 1928 nessuno prese in considerazione seria l'ascesa politica di questo movimento politico estremista. E non dimentichiamo che nel 1928 i nazisti avevano appena 12 seggi al Parlamento tedesco su 500, ma che nel giro di 4 anni divennero il primo partito nella Germania. Una scalata politica inverosimile. Ma allora la domanda potrebbe essere: ma come hanno fatto? Un movimento politico tedesco guidato da un austriaco di origini, apolide tra l'altro, che poi ottenne la cittadinanza tedesca proprio per diventare cancelliere negli anni 30, e autodidatta, senza istruzione, è un movimento che potrebbe essere definito come un hitlerismo, in cui lui, con il principio del Führer, ne aveva il controllo assoluto. E Hitler offriva pane, lavoro e orgoglio nazionale. E questo in un periodo storico in cui quasi tutti i tedeschi stavano aspettando il momento opportuno per smantellare la Repubblica Democratica di Weimar, e i nazisti quindi ne furono storicamente i liquidatori. Ma bisogna anche dire che ci fu un evento epocale e determinante e catalizzante che consentì appunto ai nazisti di liquidare la Repubblica di Weimar. E questa fu la crisi del 1929, il crollo delle borse di Wall Street, che portarono la crisi certamente non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e soprattutto in Germania, che era sostenuta
per le riparazioni di guerra con i finanziamenti dei dollari di Wall Street. Nel novembre del 29 i disoccupati in Germania passarono da 1,5 milioni a oltre 3 milioni. E nel febbraio del 32 i disoccupati in Germania erano arrivati a 6 milioni, senza sussidi, condannati alla fame. E nel 32 i nazisti già avevano raggiunto 1 milione di iscritti. E tra parentesi, gli iscritti al partito nazista avevano uno stipendio, le SA percepivano uno stipendio in valuta, o in dollari o in franchi svizzeri, non lo dimentichiamo, ricevevano vestiti, legna da ardere, cibo, perché le casse del partito nazista erano piene di soldi. E nel 1930, quindi, con i soldi si poté fare più propaganda, e venne assunto per la propaganda un buon acquisto di questo giovane talentuoso Joseph Goebbels. E poi la propaganda, attraverso la manipolazione, creò il nemico e tutti i problemi, disoccupazione e fame a carico dell'alieno, del nemico. E intendiamoci, questa manipolazione del creare il nemico funziona sempre, anche oggi. E così Goebbels creò un'organizzazione di oratori nazisti che andavano a diffondere queste nuove idee per tutta la Germania, e questi oratori invitavano anche i comunisti e i socialisti a una serata, non certo di partita a scacchi, ma di disputa politica. E così i filmati di Hitler che sorvolava tutta la Germania per i suoi discorsi, discorsi diffusi in vinile, nei dischi, attraverso la radio, volantini, manifesti, poi riuscì attraverso la propaganda a trasformare Adolf Hitler nel condottiero paladino dei tedeschi, portavoce del popolo, attuatore dei desideri e delle volontà popolari. E contemporaneamente a questi discorsi di pura propaganda politica e lotta politica ideologica, grazie anche alle casse piene del partito nazista, il partito si occupò dei problemi concreti, seri, sociali, dei tedeschi: la povertà, la fame, il freddo invernale, non c'è legna da ardere, non c'è pane e burro da mangiare. Il popolo tedesco stava soffrendo la fame, le malattie, e con il senno del dopo poi Hitler divenne il liberatore dai problemi che aveva la Germania. E quindi possiamo dire che c'era un filo logico ed economico del perché le folle acclamavano Adolf Hitler, che nel 30 gennaio del 33 venne nominato da von Hindenburg cancelliere della Germania, su pressioni di eminenti politici e industriali, in un governo che tutto sommato si poteva pensare che sarebbe durato poco, anche perché c'erano solo 3 nazisti: Hitler, cancelliere, Hermann Göring, ministro senza portafoglio, e Fricht, ministro degli interni. Ma il 27 febbraio del 1933 l'incendio del Reichstag, che avvenne la notte, portò al decreto per la protezione del popolo e dello Stato, e questa fu la prima pietra che portò la Germania alla dittatura. Il giorno dopo dell'incendio venne messo al bando il Partito Comunista. Entro l'estate tutti i partiti e organizzazioni politiche vennero cancellate, e la notte stessa Hermann Göring, che aveva in tasca, guarda caso per caso, la lista di tutti i comunisti socialisti nemici del movimento che quella notte stessa furono arrestati. Ma Adolf Hitler nel suo programma immediatamente promise che nessuno sarebbe morto di fame,
che nessuno avrebbe passato l'inverno al freddo. Ma comunque nel 1933 le SA consegnavano cibo ai cittadini tedeschi, vestiti, facevano la lotteria invernale per la raccolta dei fondi per le famiglie bisognose tedesche. Pranzi domenicali in stile Piazza Grande, in cui tutte le persone potevano mangiare, e quindi i nazisti avevano costruito una sorta, diciamo, di caritas nazista in cui fornivano concretamente, in quel periodo di difficoltà, cibo ai bisognosi, vestiti, medicine, legna da ardere, carbone, e poi la preparazione di eventi sportivi, nuove organizzazioni giovanili come la Hitlerjugend, la ricostituzione dell'esercito, questa è molto fine, in associazioni sportive, anche perché l'esercito ancora sotto le clausole di Versailles non poteva superare le 100.000 unità, ma attraverso le organizzazioni di tiro al bersaglio e sportive, dopo lavoro, stavano riorganizzando l'esercito. E quindi anche adesso i militari sostenevano il programma del nuovo partito. E intanto con il decreto, quello di Hindenburg, sulla protezione del popolo e dello Stato tedesco, la polizia aveva il potere di poter indagare e arrestare i cittadini, che in questo caso già non avevano più alcun diritto civile. Ma il welfare nazista continuava, ma non era per tutti, solo per i cittadini adesso ariani e fedeli al regime. E così iniziò il progetto poi di costruzione delle strade e delle infrastrutture industriali belliche. Ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda questo miracolo che sostenne e che realizzò in gran parte il banchiere della Reichsbank, Hjalmar Schacht, questo progetto di risveglio nazionale economico della Germania, che sostanzialmente era una bolla di sapone che, se non fosse iniziata la Seconda Guerra Mondiale nel 1939, la Germania sarebbe andata economicamente in default. La Germania aveva bisogno di una guerra. I romani dicevano panem et circens. Qualcuno a volte, quando si fanno questi discorsi, che le cose non succedono per caso, ma sono dovute a chi le ha finanziate, allora si dice subito i poteri forti, come per dire sciocchezze. Ma da che dalle guerre puniche tutto ciò che avviene è sempre dovuto per scopi, motivi politici, economici, di potere, di supremazia, di conquista delle risorse. Mens sana in corpore sano, panem et circens, pane e giochi. E una penetrazione profonda con il pugnale delle SA, dello Stato, all'interno della vita dei cittadini della Germania. Ma allora dove sono finiti i 6 milioni di disoccupati quando Hitler arrivò al potere? Concretamente, con la pala sulle spalle, a costruire le strade, e la propaganda di Goebbels che fa vedere il Führer, anche lui con la pala, che scava la prima buca, e poi lo rivediamo con le forbici che invece taglia il filo per l'inaugurazione della strada. Milioni di disoccupati adesso hanno un lavoro di ricostruzione delle strade e di riavvio delle industrie belliche. E Goebbels non faceva altro che, con la propaganda, trasmettere che tutti i successi del nazionalsocialismo, politici, economici, erano dovuti ad Adolf Hitler. E così tutta la Germania si preparò per quella guerra che poi scoppiò
e che poi venne comunque sempre sostenuta dagli industriali e in Germania e in America, Wall Street, anche perché sempre, lo dico, senza soldi i carri armati non si muovono e gli aerei non volano. Ci vogliono i brevetti per costruire le munizioni per sparare e ci vuole la benzina o i brevetti per costruirla. E poi nel 1935 l'occupazione con plebiscito della SAR, che era sotto controllo della Società delle Nazioni, sempre nel 1935 riorganizzazione dell'esercito con coscrizione obbligatoria, le Olimpiadi, la Legione Condor che va ad aiutare Francisco Franco in Spagna e la sua frase profetica che disse: né minacce e avvertimenti mi fermeranno sulla mia strada che mi è stata assegnata dalla provvidenza. Così diceva la provvidenza. Ma chi era questa provvidenza? Mi viene da dire. Forse persone concrete, con nomi e cognomi. E poi aggiungeva: e seguirò questa strada con l'istinto e la certezza assoluta del sonnambulo. Lui si definiva sempre, spesso, sonnambulo o tamburino di qualcuno che stava sopra. E poi non dimentichiamoci la promozione dell'antisemitismo e contro tutto ciò che era definito diverso e inferiore, anche Untermenschen. E nel frattempo la popolazione si abituava a vivere in questa situazione. In una situazione in cui, sì, potevano vedere manifestazioni antisemite per la strada quando gli ebrei venivano costretti a pulire le strade, ma la propaganda aveva trasformato quegli ebrei in nemici, in portatori di malattie. Basta guardare anche la rivista di Julius Streicher, un antisemitismo certamente becero, ma c'erano per tutte le misure, da quello per i ceti sociali bassi, e quindi Streicher faceva vedere gli ebrei come dei topi o violentatori di belle donne tedesche, a un antisemitismo ai livelli più alti in cui gli scienziati e poi le leggi razziali definivano costoro subumani. E così tutti i diversi, i nemici, alienati dal welfare nazista e definiti tra l'altro gli ebrei, gli zingari, rom o sinti, non importante, come sudditi, non più cittadini, ma sudditi del Reich. E poi anche in quest'altro video in cui ho parlato dell'arianizzazione delle loro proprietà e attività, quando già iniziarono le deportazioni forzate perché dovevano mandare gli alieni o in Uganda o in Madagascar o nel Lebensraum, e i tedeschi pensavano che i loro vicini di casa sparivano perché andavano a prendersi il sole a spese del Reich. E quindi anche, tra l'altro, invidiosi. Ma invidiosi quelli che subentravano nei loro appartamenti e attività comprate a buon mercato, quelli non erano invidiosi. Quelli non erano interessati minimamente a dove finivano queste persone che sparivano. E la propaganda, ben inteso, non cercava di convincere i cittadini tedeschi, molto delicato il concetto, a uccidere o a un pogrom. Ben venga se avviene il pogrom spontaneo, come quello del 9 novembre del 38, la Notte dei Cristalli, che tra l'altro fu organizzato dalle SA, SS, ma era molto più subdola il messaggio, che era quello: lo Stato ti difende, tu non devi far altro che non fare niente, non protestare, girarti dall'altra parte, perché noi ti difendiamo dai nemici
dello Stato, del popolo tedesco. E questo è stato un concetto che è stato portato fino al crollo del bunker della cancelleria, perché l'invasione dell'Unione Sovietica è stata protezione del popolo e del Reich tedesco. E così l'invasione anche della Polonia, o della Francia, o del Belgio, dell'Olanda, o della Norvegia, sempre a protezione del popolo e del Reich tedesco. E per questo motivo le leggi razziali hanno eliminato dalla vita sociale della Germania gli alieni, i nemici dello Stato, passo dopo passo, privandoli di tutti i diritti civili, deportandoli nei ghetti propedeutici ai lager di sterminio. E così siamo arrivati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo Norimberga, quando la popolazione tedesca cominciò ad affermare che non era a conoscenza dei crimini nazisti in guerra, svolti dalle SS, dalle Einsatzgruppen su tutti i territori di occupazione, e dei lager nazisti di sterminio. Nessuno sapeva niente. E quando nel periodo della denazificazione, mentre gli americani obbligavano gli alleati, i tedeschi, i militari, i soldati della Wehrmacht a vedere le foto e i filmati dei campi di liberazione con i deportati, con i prigionieri, e vedevano che sinceramente i soldati piangevano. I cittadini erano scioccati e così vennero costretti a scavare le tombe, a partecipare alle funzioni funebri. Ma l'Occidente aveva bisogno di una Germania in piedi e quindi la denazificazione all'americana finì ben presto. Gli archivi sono pieni di delazioni di normali cittadini che scrivono alla polizia, alla Gestapo, e denunciano dove si nascondono gli ebrei, dove si nascondono i mezzi sangue, coloro che erano stati inquinati razzialmente dagli ebrei. E tutto sommato, perché i tedeschi dovevano chiedersi dove finivano gli alieni, i nemici del popolo, in quanto erano stati convinti e persuasi dalla propaganda che erano portatori di malattie, di virus. Anche i bambini facevano vedere i filmati in cui gli ebrei erano portatori di pidocchi e di tifo. E certamente poi dopo, quando furono confinati nei ghetti, in cui scarseggiava l'igiene, il tifo davvero ci fu, per non parlare dei lager. La mostra dell'Eterno Ebreo a Monaco, 400.000 visitatori, 5.000 visitatori al giorno al Deutsches Museum di Monaco, e gli spettacoli teatrali e i film antisemiti, la mostra parallela a Berlino dell'arte degenerata, 2 milioni di visitatori. E poi il famoso discorso di Hitler al Reichstag del 31 gennaio del 39, che qualora i finanzieri internazionali dell'ebraismo dovessero spingere l'Europa in una nuova guerra mondiale, non sarebbe più la vittoria dell'ebraismo, bensì l'eliminazione degli ebrei in Europa. E questa frase non è profetica, o era un programma già prestabilito per, in una data non precisata, sul loro taccuino di marcia? Diciamo che la propaganda che demonizzò gli ebrei, ma sostanzialmente nemici del popolo tedesco, abituò i tedeschi alle azioni poi dopo sempre via via, passo passo, più pesanti. Dall'alienazione dei beni alle deportazioni nei ghetti e nei lager. E poi certo che nei lager, se qualcuno ti fugge con il vestito a strisce,
tu lo vai a denunciare alla Gestapo. Non solo perché puzza o hai paura dei pidocchi e del tifo, ma perché lo vedi come un qualcosa di pericoloso e di alieno alla grande Germania, all'orgoglio tedesco. E così in Germania essere ariani significava avere il diritto ad avere una vita piena all'interno dello Stato, ad avere il diritto allo studio, avere il diritto alla carriera, agli avanzamenti di carriera, all'università, andare nei cinema, nei teatri, pensate un po', passeggiare nei parchi, come se avessi avuto un lasciapassare magico che ti consentiva a te, ariano, di partecipare totalmente e di vivere una vita appieno, esclusa, vietata, a chi non possedeva questo lasciapassare magico, a chi non era ariano. Pensate un po' se tutto ciò sarebbe potuto succedere o dovesse succedere nel nostro mondo democratico di libertà. Qualcuno diceva: meditate, gente. E le risposte più sincere dei tedeschi furono quelle che confermavano: a noi non ci interessava niente di dove erano finiti queste persone, considerate nemici del popolo. A noi non interessava. E poi non dimentichiamoci invece le lamentele dei tedeschi della Action T4, di quando sparivano i loro figli, gli handicappati, gli invalidi, i malati tedeschi. Allora lì il tempo e la possibilità di lamentarsi l'hanno trovata. Ma per gli altri Untermenschen non c'è stata questa empatia. Ma adesso con voi voglio fare un esperimento. Supponiamo di trovarci in una classe di un liceo e un giovane studente, rivolgendosi all'insegnante, al professore preparato, mentre si parla di questa materia, e che gli fa la domanda: ma com'è possibile che il popolo tedesco abbia appoggiato un governo così criminale in questi crimini efferati? E allora l'insegnante rispose: oggi vi insegnerò l'importanza della disciplina. E così raccontò quanto l'atleta si allena per raggiungere i propri successi, quanto la ballerina si impegna per i suoi movimenti perfetti, o come lo scienziato prova e riprova le proprie idee scientifiche. E intanto disse: mettetevi sull'attenti, perché così imparerete meglio. E poi aggiunse: seduti! E poi di nuovo: in piedi, uscite dall'aula e rientrate al vostro posto. E così gli scolari, come piccoli soldatini, avete capito, uscirono, poi rientrarono, qualcuno forse sorrise, ma tutti, la stragrande maggioranza, si mise seduto per aspettare le parole ulteriori del professore. Il gioco è fatto, il gioco è iniziato. E quando il giorno dopo il professore entrò in classe, trovò tutti in silenzio seduti ad aspettarlo. E allora disse: oggi vi insegnerò il saluto della terza onda, così lo chiamò, un saluto molto simile a quello del Terzo Reich, con il braccio alzato. E farete questo saluto ogni qualvolta che voi vi incontrerete, ogni qualvolta che noi ci incontreremo. E poi aggiunse: oggi vi spiegherò in questa lezione il potere della comunità, della community. E poi aggiunse: cantate, la forza è nella disciplina, la forza è nella comunità. E così gli studenti si alzarono in piedi e cominciarono a cantare, sempre con più entusiasmo, anche perché vedevano fra di loro il significato della forza della comunità.
E poi il professore in quel giorno consegnò a tutti i suoi studenti delle tessere associative di questo progetto, di questo nuovo progetto definito la Terza Onda. E poi trovò altri 3-4 studenti che diede una tessera speciale, più bella, specifica, dicendogli: voi avete il potere di denunciare a me tutti gli studenti che voi considerate che non seguono questa lezione, questo progetto, con fiducia. Capite queste chi sono? Le squadre di sicurezza. E poi trovò qualche altro ragazzotto, forse sportivo, che diventò la sua guardia del corpo, mentre altri studenti delle altre classi lasciavano quei corsi per entrare e partecipare all'organizzazione della Terza Onda, perché già la voce, il passaparola, si era espansa per tutta la scuola. E qualcuno invece si lamentò con i genitori, con il preside, ma non ci furono risultati, nel senso di qualcuno che fosse intervenuto per fermare la Terza Onda. Anzi, il preside, quando incontrava questi studenti che oramai vestivano con una camicia particolare di un colore che non è importante, anche il preside faceva il saluto della Terza Onda. E la polizia non fece niente, non intervenì, perché il prof spiegò che era un esperimento. E neanche il rabbino della città intervenì, perché il prof spiegò che era semplicemente l'esperimento della Terza Onda. E poi un giorno, mentre erano riuniti oramai nell'aula magna della scuola, perché praticamente quasi tutti gli studenti di tutte le classi vollero partecipare a questo progetto, allora il prof, ovviamente dopo il saluto, ricambiato dal saluto di tutti e dal coro che si faceva sempre più forte, la forza nella disciplina e nella comunità, allora chiese a quei ragazzi che avevano gli impegni e gli incarichi speciali di far uscire dall'aula quei ragazzi che erano già stati identificati come non consoni all'esperimento, e vennero portati fuori e accompagnati, portati senza de alle docce, chissà, forse per farsi una lavata di testa e chiarirsi le idee. E poi un giorno annunciò che avrebbe spiegato il significato dell'orgoglio della comunità. E quel giorno vennero appesi per tutta la scuola, all'interno e all'esterno, striscioni inneggianti all'organizzazione Terza Onda. E quel giorno disse: l'orgoglio della comunità è qualcosa che nessuno mai ti può togliere, perché è la coscienza di sapere di essere i migliori. Capite il significato? Nelle parole di Hitler a volte diceva: finché anche uno solo di noi ha il fiato in corpo, il movimento nazionalsocialista è vivo. Questo è l'insegnamento dell'orgoglio della comunità, della Terza Onda. Sapere di essere i migliori è un sentimento che nessuno mai ti può togliere. E poi un giorno disse: e oggi vi spiegherò il cambiamento. E annunciò che quel progetto della Terza Onda non era un qualcosa di specifico che stava avvenendo solo in quella scuola, in quella classe, ma che altri professori in tutte le scuole, in tutte le classi, su tutto
lo Stato nazionale stavano in quel momento facendo. E dicendo questo disse che il giorno seguente nell'Aula Magna ci sarebbe stata la televisione e lui avrebbe fatto vedere il collegamento su tutto il territorio nazionale dei successi della terza onda, che se potevano quindi cambiare la realtà di una classe, loro avrebbero potuto cambiare la realtà non solo delle scuole o delle università, ma delle industrie, degli operai, su scala nazionale. Cambiare lo Stato, cambiare il sistema. E poi disse, e così attraverso la disciplina e l'orgoglio della comunità, noi cambieremo il sistema. Basta che ognuno di voi almeno dimostri questo e faccia vedere questa possibilità a quattro altri vostri conoscenti. Se tu, soldato del folk, ti fai avanti e lo dimostri agli altri, il tuo orgoglio, la tua disciplina, noi cambieremo il destino del nostro popolo, della Reich, della terza onda, del terzo Reich. E quindi arrivò quel giorno in cui nell'Aula Magna tutti erano in attesa del discorso del prof e di connettersi con la televisione, connettersi con tutte le terze onde di tutto a livello nazionale. E quel giorno il prof arrivò con le sue guardie di scorta, fece il saluto, tutti scattarono sull'attenti e ricambiarono il saluto e cominciarono a gridare la forza è nella disciplina, la forza è nella comunità. E lo ripeterono all'unisuono una, due, tre volte, ogni volta sempre più forte e sempre più convinti della forza della comunità. E così il prof accese la televisione, ma non c'era niente. E poi disse con calma, figli miei, ascoltatemi attentamente, non esiste nessuna terza onda a livello nazionale, nessun esperimento del Terzo Reich. Voi siete stati manipolati. Sei stato guidato dalle tue stesse ambizioni nella situazione in cui ora ti trovi. E non sei né migliore e né peggiore di quei tedeschi che negli anni 30 sono stati manipolati dalla propaganda nazista di Goebbels e di Hitler e accompagnati a suon di musica e di fanfara in una danza di morte. Pensavi di essere il migliore, di essere la razza eletta, e invece hai deportato, hai assassinato, hai ucciso uomini e donne e bambini e passivamente ti sei girato dall'altra parte. Hai scambiato la tua libertà e i tuoi sentimenti di carità per la forza e nella disciplina, la forza e nella comunità. Hai deciso di abbandonare le tue idee, le tue convinzioni, la tua fede religiosa per l'orgoglio nazionale della comunità. E hai accettato il programma di un governo criminale con leggi razziali criminali per l'orgoglio nazionale della comunità. E quelle fiaccolate notturne sulle strade delle grandi città di cultura si erano trasformate in fuochi e fiamme alte oltre un metro che mandarono in cenere milioni di uomini, di donne e di bambini. E concluse poi il professore dicendo, adesso ti sarà sicuramente difficile accettare tutto questo, come quei tedeschi che non accettarono ciò che avevano fatto, che non riuscirono ad ammettere
neanche a se stessi davanti allo specchio, di essere stati manipolati da un'ideologia perversa. E così gli scolari molti abbassarono la testa e cominciarono a piangere. Una storia realmente accaduta, un po' romanzata da me, ma in California nel 1967. Il prof si chiamava Ron Jones. E voglio concludere questo video con il mio solito commento, che le persone si possono classificare in sostanzialmente convergenti e divergenti. E poi c'è la grande massa neutra delle persone manipolabili. Che significa? Che c'è una piccola percentuale di convergenti che sempre convergeranno d'accordo anche agli ordini più assurdi che vengono dati dall'alto, pronti a fare le SA, le SS, la Gestapo e a partecipare a qualsiasi progetto, anche di sterminio, perché sono convergenti. Sono quelli che in genere alla fine, poi dopo, diranno sempre «ho ubbidito agli ordini, era legale, era legge». Poi ci sono i divergenti. Divergenti sono anche loro una piccola percentuale di coloro che sempre, a distinto, anche se sbagliano, stanno sempre sull'altro lato, sono sempre contrari, sono sempre contro, sono i divergenti. Questa piccola percentuale che spesso la si potrebbe anche definire come degli anticorpi, come un modo per capire ciò che sta a volte succedendo. Poi c'è la stragrande maggioranza delle persone neutre, quelle che possiamo dire che prendono le decisioni attraverso i mass media, ascoltando la televisione, leggendo giornali e gazzetti o con il passaparola ascoltando gli oratori o i propri amici di famiglia. Sono i manipolabili, che con un po' di buona manipolazione, come diceva Goebbels, anche la menzogna più grande, più è grande, meglio è, basta che la ripeti tante volte, diventa un'incrollabile verità. E allora io direi di dare rispetto a volte a quelle persone divergenti che a volte possono salvarci da una dittatura. Perché quando c'è un pensiero unico e i divergenti vengono eliminati socialmente, culturalmente, economicamente, propedeutico poi, è chiaro, a un'eliminazione fisica, poi dopo siamo scivolati, anzi sprofondati, nella dittatura. E la dittatura non auspica mai niente di buono. Grazie. E al prossimo video con l'indagatore.